Allora, ci racconti il gol intanto. Ma è stato un episodio su calcio d'angolo dove la palla l'avrebbe dovuta prendere il capitano Lucarelli, poi Micho Melandri non l'ha vista arrivare da dietro, quindi l'ha toccata lui. C'è stato un mezzo rimpallo, la palla è rimasta lì, l'ho vista, ho provato a girarla, è venuta una roba brutta, però efficace, quindi sono contento. Insomma, però già tra virgolette il coraggio di provarci, puoi anche far gol. No, sì, fare gol fa sempre piacere perché è una gratificazione personale, però sono contento per come ha giocato la squadra, per come siamo entrati in campo, per come l'abbiamo interpretato. Ecco. Finita dopo il tuo gol, insomma, volendo anche dopo il 2-0, ma anche dopo il tuo gol. Sì, Durata mezz'ora questa partita. sul 3-0 le partite non sono mai finite, vedi Ravenna. Siamo entrati bene anche nel secondo tempo, siamo riusciti a fare il 4-0, poi su un episodio abbiamo subito il 4-1, però non siamo mai demoralizzati, loro non hanno preso troppo coraggio e siamo riusciti a portare a casa. C'è il rischio che vi sentiate già in Lega Pro. Oggi avete dimostrato forse il contrario. Ma non lo so, io sono sempre dell'idea che si deve parlare alla fine, quindi non Nel ci calcio si spingiamo. parla a voce ferma. Esatto. Senti, personalmente, questo è il tuo secondo gol, se non sbaglio. Sì. Non male. Oh, sì, sembra un po' strano, però quando vengo vicino a casa mia segno sempre, non so, sarà un caso. C'era qualcuno di porta fortuna. Saranno i miei genitori. Oggi non sono venuti perché gli avevo detto di non venire, perché mi ero scordato di fare gli accrediti e niente che. Beh, si sono persi un gol. Come l'hanno commentato i tuoi compagni? Che è la cosa che più, sinceramente, è la cosa che più mi incuriosisce. Ma niente, i ragazzi della panchina sono venuti a abbracciarmi e fanno. Abbiamo finito adesso di vomitare perché dai, io da dentro pensavo di aver fatto un bel gol, però mi hanno detto tutti che ero una roba brutta, No, ma secondo me è scoordinata. più che brutta strana, Sì, sinceramente. no, non me ne sono proprio reso conto, dovrò rivedere l'immagine perché. E venendo al campo anche un po' più in generale, a parte la gara con l'Imolese, che credo che è l'unica in cui gli under hanno più o meno tutti, non dico steccato, però forse sentito la gara particolarmente, hanno avuto le difficoltà, anche oggi come in altre occasioni state dando comunque prova di essere forse i migliori giovani su piazza, cioè il Parma ha scelto bene. Cioè. Ma siamo anche messi in. Cioè ci danno modo di esprimerci al meglio, dal centro sportivo, a dove stiamo, dove viviamo, anche i vecchi, diciamo, tra virgolette, ci danno una grossa mano. Quindi sì, stiamo facendo bene, siamo contenti, sono contento per Lollo che ha iniziato a giocare, sta facendo bene, Simonetto. E niente, sono contento che stiamo facendo bene, che stiamo giocando. Dai. Senti, di fronte a questo campionato per i giovani, per esempio oggi Apolloni ieri ha detto voglio una squadra concentrata, voi non l'avete mollata. Si pensa sempre che i giovani siano quelli più indiziati a lasciare un po' le briglie, invece. Sì, possiamo dire che di solito i giovani sono quelli, diciamo, che riescono un po' meno, cioè più difficilmente a calarsi in realtà nelle partite difficili. Però ci sono i vecchi che ti fanno stare lì sul pezzo, ad esempio Caccioli, Lucarelli, pre partita. Ci dicevano di entrare cattivi, determinati subito perché non ci sono partite facili, soprattutto in questo campionato. Su un campo così poi. A proposito di Caccioli e delle sue urla, proprio all'inizio del secondo tempo, se non vado errato, ha urlato un giocala che è risuonato fino alla tribuna. Forse anche quello è stato il segreto, non quell'urlo in particolare, ma insomma, questo è stato l'atteggiamento diverso tra questa domenica e quella scorsa. Sinceramente non me lo ricordo quell'urlo, però fra i tanti che me ne caccia, questo mi è passato. No, sicuramente ci sprona sempre a stare lì sul pezzo e a non mollare mai. Quindi, bravo Luca.